Grazie Presidente, solo per sottoporre ai consiglieri, ai presidenti degli altri gruppi, la possibilità che questo punto possa essere rinviato in discussione, proprio in virtù anche dei nuovi assetti che questa mattina abbiamo preso atto all'interno dell'Assemblea consigliare, e quindi di procedere nelle prossime sedute a poter analizzare ed esprimere ovviamente le indicazioni di merito del provvedimento in esame. Grazie. Pur essendo anche noi uomini di mondo e capendo come vanno le cose, dobbiamo dire che la motivazione usata dal consigliere Pedrazzini non depone molto a favore di un accoglimento della richiesta, perché sottintende la necessità che appunto a queste nomine, che dovrebbero essere presiedute soprattutto da altri criteri, quelli quindi di ricerca delle migliori professionalità, dovendo mettere insieme sei distinti gruppi all'interno della maggioranza, probabilmente d'ora in avanti le nomine saranno un affare sempre più complicato. Ciò detto, comunque, prendiamo atto e ci auguriamo che il prossimo Consiglio possa essere quello utile. Ci fa piacere che venga presa con questa leggerezza e con questa allegria da uomini di mondo il fatto di dover fare delle nomine che non dovrebbero essere sempre secondo i nostri principi, fatte così spartendosi delle poltrone da un punto di vista politico, ma dovrebbero essere fatte seriamente per competenze, vedendo bene i curricula, e non così dicendo ma adesso ci dividiamo, vediamo un po' perché ci dobbiamo rispartire le cose. Non siamo molto d'accordo sull'essere, consigliere, ma sull'essere uomini di mondo su queste cose. No, noi credo la vorremmo prendere con molta, ma molta più serietà, e se le nomine fossero fatte per competenza non ci sarebbe ragione di rinviarle.